Le mutate condizioni ambientali, unite alle difficoltà nel gestire un cane particolarmente esuberante, quale può essere un ausiliare da grande cerca, hanno aperto la strada all'uso diffuso degli Spaniel. Lo Springer ed il Cocker hanno risposto con le loro grandi qualità venatorie all'appello, entrando in breve nel novero dei cani più apprezzati dai cacciatori italiani. L'adattabilità è probabilmente la loro caratteristica migliore, unita ad un'infinita passione che a caccia li trasforma in leoni. Non c'è ostacolo che non venga superato o terreno dal quale non riescano a recuperare un selvatico abbattuto. Il tutto per far piacere al proprio compagno a due zampe, con il quale condivide le gioie familiari. Un bellissimo soggetto. Presenta tutte caratteristiche della razza. Alto nello standard, che significa 20 pollici o torno di 51 cm, misura per lunghezza non c'è, perché approssimativamente hanno lasciato tra di quadrato e troppo lungo. Deve essere cane armonico. Bellissimo petto, buon pelo, testa nobile, sguardo dolce. Testa di Springer è leggermente più larga di Cocker Spaniel, arrotondata. Collo lungo, muscoloso, forte, garese ben dominante, linea dorsale dritta, questa parte renale leggermente curvata, coda tagliata a 10 cm, sempre in movimento. Vai, 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 vai. Prendila, brava, brava, prendila, vai, 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 vai. Springer Spaniel è una razza utilizzata in diversi paesi europei, naturalmente la nazione d'origine è l'Inghilterra, è lì dove abbiamo tutt'oggi i migliori ceppi, i migliori esemplari per la caccia. Il resto dell'Europa ci sono cani in Irlanda, chiaramente molto vicini a quelli inglesi, ci sono cani in Francia, dove utilizzano anche lì ceppi inglesi, in Olanda, in Belgio e poi da noi in Italia. Quello che è da rimarcare è che i cani di Springer da lavoro sono praticamente rimasti invariati dall'inizio del Novecento fino ad oggi. Noi possiamo vedere fotografie di cani inizio secolo scorso e paragonarle a quelli di oggi, sono gli stessi cani. Devo dire che la cosa principale a cui il cacciatore che si avvicina al cane della cerca trova differenza con i cani da ferma è la collaborazione molto più stretta che c'è con il cacciatore, il collegamento. Per dire, con il cane da cerca si va a caccia con il cane. Mentre a volte mi sono accompagnato con il cacciatore con il cane da ferma, si fanno delle passeggiate, il cane è da qualche parte e poi andiamo a cercarlo se è fermo o meno. Mentre con il cane da cerca abbiamo il piacere di accompagnarci sempre col cane. Cioè il cane diventa come una terza mano del cacciatore per fargli esplorare i luoghi dove pensa che ci sia della selvaggina, dove è possibile incontrare un animale. Quindi c'è sempre un'attenzione al cane, si caccia con un compagno, il cane da cerca diventa un compagno di caccia.